La buona sanità, ospedale Crisculli Frieri, non soltanto in Irpinia, non soltanto in Italia. Dottor Salvatore Frullone, intanto un momento importante. Momento importante ed emozionante, perché vede, nei piccoli ospedali si pensa che non si faccia più una buona sanità. Noi cerchiamo di essere presenti per il nostro territorio, per i nostri cittadini e diamo, mi creda, tutto quello che abbiamo per poter essere all'altezza. Sentirsi oggi utili non solamente al territorio dell'Alta Irpinia, ma in qualche modo utili addirittura a popolazioni lontane, grazie anche, anzi soprattutto all'interessamento della nostra direzione strategica, del direttore generale. Ecco, è veramente un dono che ci è stato fatto, perché davvero essere utili forse è il compito principale di chi fa sanità. Avete risposto immediatamente all'appello lanciato dall'APS Avellino per il Mondo e dalla Caritas. Spieghiamo in poche parole, so che è difficile, di cosa si tratta, che cosa sono questi apparecchi. Allora, questi sono dei reni artificiali, sono 18 reni artificiali, in questo forse il dottore Guastapello potrebbe essere addirittura il nostro primario ancora a studiare, che sono stati recentemente dismessi ma che sono ancora perfettamente funzionanti e che praticamente potranno quindi essere messi a disposizione. Noi abbiamo avuto la fortuna di poter acquisire delle apparecchiature ancora più moderne, diciamo così, ma queste possono essere ancora utilissime. Dottor Guastaferro, questi reni arriveranno in Senegal attraverso questa grande iniziativa. Sì, sono dei reni perfettamente funzionanti, come diceva il dottore Frullone. Chiaramente va fatta una revisione perché sono circa un anno e mezzo che non sono più in funzione, però chiaramente li abbiamo trattati sempre con tanta cura e con tanta, veramente il personale infermieristico è un personale non per dire, ma c'è un'esperienza trentennale, quindi sono stati trattati veramente con amore e con E dedizione. allora, questi macchinari Elvira Napoletano arriveranno in Senegal, un altro grande progetto, grazie all'ASL, in questo caso il Criscuoli Frieri, insomma, grazie a tutti. Sì, partiranno per completare, che si va ad aggiungere al materiale sanitario che già abbiamo incamerato, grazie oltre alle donazioni di un ospedale come questo di Sant'Angelo in Bardi che ci ha donato questi reni. Abbiamo una sala dentistica pronta da essere installata, tutta una serie di apparecchiature ginecologiche come un colposcopio e attrezzature per quanto riguarda la ginecologia e farmaci e tutto quello che può essere utile a un ambulatorio medico. E io ringrazio.